brothers and sisters. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Due all'anno, e uno lo pubblico e uno va nel cassetto per future crisi di pagina bianca. Sai che Stephen King, uno scrittore un po' noto, in un suo romanzo che era Mucchio d'ossa, lo scrive un protagonista, scrittore a sua volta, e poi c'era così, due romanzi all'anno, uno pubblicato e uno in uno scatolone messo in cassaforte. A un certo punto lo scrittore aveva una crisi di creatività, si bloccava, tirava fuori lo scatolone e aveva tipo 20 romanzi da pubblicare dentro, che è molto bello. Io ne ho 20, non ne ho, però un po' di riserva per momenti di secca li ho ancora, però due all'anno ancora mi escono bene. Arriviamo a questo tuo nuovo, colui che gli dei vogliono distruggere, chi è e dove va? Allora, per raccontare questo romanzo, devo partire dal mio editore, il dottor, salutiamo nell'alto dei cieli, lui, no, non so se è morto, nel senso che è un grande personaggio, il dottor Luigi Brioschi, direttore editoriale di Guanda, degli Longanesi, che è il mio capo supremo. Il mio capo supremo, una volta all'anno, mi convoca nel suo ufficio milanese,